Da questa mattina Aldo Masullo, professore emerito di filosofia morale all'Università Federico II e cittadino onorario di Napoli. La cerimonia nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino si è svolta alla presenza di rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico, delle forze dell'ordine e della cultura. Ero fino a questo momento un abusivo napoletano. Adesso lo sono invece legalmente, il che naturalmente mi tranquillizza. Ma soprattutto questa giornata mi è particolarmente cara perché è come la manifestazione esplicita del rapporto che dopo 50 anni e più di ospitalità si è stabilito fra me e la città. Città che io vedo sempre in pericolo e sempre sul punto di salvarsi, e vorrei che tutti lavorassimo insieme per salvarla. Questo è il sentimento che io provo più forte. E naturalmente, come sempre avviene in questi casi, ogni momento è carico di ricordi. I ricordi più belli sono quelli in cui io ho incontrato napoletani, gruppi di napoletani, napoletani giovani, napoletani vecchi, con i quali ho scambiato idee e soprattutto ho misurato passioni mie e loro per la vita di questa città. Questa decisione del sindaco è stata veramente lungimirante e ha raccolto un sentimento profondo della città. Masullo è per tutti un faro, un punto di riferimento anche nei momenti più difficili. Abbiamo verso di lui un grande sentimento di riconoscenza e di gratitudine. È stato, come deve essere, un vero filosofo, un pungolo anche con le sue critiche, ma sempre volte a migliorarci tutti, ad essere sempre più consapevoli dei grandi valori che questa città ha rappresentato nella storia, i grandi valori che sono scolpiti nella nostra Costituzione, di cui Aldo Masullo con il suo insegnamento è un prezioso custode e divulgatore nei confronti dei giovani. Quindi penso che questa è veramente una bella giornata nella storia di Napoli di questi anni. Masullo, per la sua storia di pensatore, di filosofo, di giurista e anche per il suo pensiero politico che per anni ha attraversato la nostra città, essendo un uomo di fatto di Napoli, meritava un riconoscimento formale, quale quello della cittadinanza onoraria, quindi sicuramente uno dei più nobili pensatori del Novecento e dell'inizio del terzo millennio, un pensatore critico col quale spesso ci siamo anche confrontati sulla città, e credo che sia importante mettere insieme etica, filosofia e impegno civile. Questo è il messaggio forte che si può dare ai giovani, cioè si può essere filosofi, si può avere un profilo assai spirituale, ma mai rinunciare all'impegno concreto, che è quello che serve per i nostri territori.